A tante femmine, Giuliano accese fantasia, l'anima e i sensi ci codia. E a proposito di femmine, come dimenticare la storia dei giornalisti? Vedete, tanti giornalisti sono partiti per andare a intervistare Turiggio, per andare a fotografarlo nelle montagne. E tanti ci sono riusciti e tanti non sono riusciti a trovarlo. Ma fra tutti quelli che l'hanno trovato, l'ha trovato una bellissima signora. Era svedese e bella per natura, come una rosa dalla primavera. È una giornalista, mogliere di un medico, per le montagne, di notte cammina, come una santa, come una regina, aveva la faccia saporita e fina, Stoccolma, Cilucia, Angelocchi azzurri, va cercando lo cavaliere popolano, l'eroe, lubricante, Turi, Giuliano. E dormi sola, fora, a mezzo a un chiano, vince una grotta, vince una capanna, e di notte si insonna Giuliano, re delle montagne e capobanna. E la pecia che andava per cuscino, ci pare moggia, un matarazzo cino. Aggiorna ed arrepiglia lo camino, lo zaino, la borraccia, lo pasciano, e a concontro ci incugna vicino e ci domanda, un'è che Giuliano aveva fatto un corso accelerato, chi è che si trova Giuliano? Che già spaventati, eccolo a visto, fanno una croce, sia lodato Cristo, alla gente si crede che è una spia, si scantano e non si vogliono compromettere e si arrassano dicendo sia lodato Cristo. Ma un giorno Giuliano sente Cristo e ci disse a cui aveva visto, ehi, portatemi là qua, ma state attenti, diceteci che sogno un benestante, un amico di Giuliano e di brigante. Presto, signori, ce la portano davanti. E Giuliano ci dice minchino. Idda, subito riconoscendo lo furba che era, un saluto ci desi genuino. E allo suo fianco, vicino, si dice come che fossero due vecchi amici. Giuliano la guarda e poi ci dice, mentre con l'occhio la misura e pisa, che si perfeggia, paride un'attrice, Iuso Atturi, e la coppola Isa, Idda lo guarda, nta la cicatrice, Giuliano, tu sì, fammi felice! Censura. Fine del secondo episodio. Ed ultimo episodio, si parla di Salvatore Giuliano che si fa illudere dalla lotta per il separatismo, ma poi alla fine viene tradito e ucciso dal suo stesso cugino. E a braccio destro, Gaspare Pisciotta. Lo movimento. Il composto di agrari, patrioti, rivoluzionari e mafiosi. Le capi separatiste vanno in Giuliano, lo vanno a trovare una mattina precisamente a Lugano, a Gina. Concetto Gallo parla per primo, fino a chi alla prima se qua presso ce n'inno. Giuliano, lo giorno s'avvicina, che nesce a libertà senza processo. Dille bis, esercito volontario dell'indipendenza siciliana, sarai lo comandante, capisci Turiggio la tua storia di briganti. Giuliano si fece con gli occhi d'anti, chi sto aspettava, libertà e onore, e ci disse, ve lo giuro a davanti, che faccio cose di grandi valori, che di due battevo le mani e lo nominaro de corpo, capitano!
Rischia Turiddu! E subito saltando spuntarono i picciotti della banda. Surdati poi ci dici, e si fa duci. Non siamo più briganti senza pace, no! Oggi per la Sicilia si combatti, e Giove parlo come un capitano, come un ribelle che spezza le patti con la legge e lo Stato italiano. E le briganti gridarono felici, e si annullarono lo solo compagno, morte all'italiano, morte agli nemici, morte alla sbirraglia e a tutto lo regno. Ma Giuliano, signori, tempo temporale, con le sue stesse mani, si tagliava l'ali. Giuliano, ora è capitano dell'esercito separatista, ricevi armi, denari, e alla bandiera gialla e russa, simbolo della Sicilia indipendente. Arruola picciotti, li arma, le vesti di soldati e inizia l'attacco delle caserme. Sentiti, per primo si attacca la caserma di Bello Lampo. Pigliano l'arma, bruciano i carpi tutti in un lampo. Poi tocca la caserma di Grisì, crivellata di colpi come un colabrodo. Data le fiamme, svaligiata l'armeria. E i cinque carabinieri, sì, come no, hanno salva la vita, ma sono costretti a cantare l'inno separatista e a gridare «Evviva Giuliano!». Ma l'opera d'arte di Turiddu, signori, è quando attacca la caserma del suo paese, Montelebre. I carabinieri chiedono rinforzi a Palermo e così fanno il gioco di Turiddu, che sembra lasciata di bombe a tappeto. 21 carabinieri hanno la vita rovinata, con perde una gamba, con un braccio, con la faccia bruciata, chi ti divisi pigliano fuoco e per la strada si vedono figli come torci vaganti che gridano aiuto, aiuto, aiuto! Ma Montelebre non s'aprì una porta e chi da notte si vissi che la pietà fu morta. Ma la marcia trionfale di Turiddu, signori, non dura neanche un anno. Il separatismo comincia a perdere terreno. Il popolo non ha più fiducia in questa specie di nuovi politicanti. Lo governo italiano, da parte sua, sentite che fa, sentite, offre l'amnistia per tutti gli appartenenti all'Evis, all'esercito rivoluzionario. Ma attenzione, signori, perché qui è il punto. Alla banda di Giuliano viene offerta l'amnistia per quanto riguarda il periodo dell'Evis, il periodo della lotta rivoluzionaria, ma non per quanto riguarda i reati commessi prima. Era come dire che Giuliano di nuovo è costretto alla macchia, era come dire che Giuliano è stato abbandonato e tradito dagli amici separatisti. Ah, ma non bastava questo, no! Sentite che successe, signori, lo 20 aprile 1947. Comunisti e socialisti vincono assieme le elezioni regionali in Sicilia. Questo risultato piace al popolo, sì, ma lo stomaco delle prepotenti non lo digerisce. Ebbene, fate attenzione, signori, perché è a questo punto che cambia definitivamente la storia del nostro cognome. E non si sa per tutt'oggi cui ordine e commissione a Salvatore Giuliano la famosa strage di Portella della Ginestra, la prima strage della Repubblica Italiana, offrendogli in cambio un biglietto per gli Stati Uniti d'America, il biglietto della speranza. La sera del 30 aprile, quando tutti furono riuniti attorno a lui, ed era già calato il buio, Salvatore Giuliano cominciò a parlare. Dunque, ragazzi, forse l'ora della nostra liberazione è arrivata. Fate bene attenzione. Domani, 1 maggio, i comunisti si riuniscono a Portella della Ginestra. Dobbiamo fare un'azione. Che vuol dire un'azione? Vuol dire che dobbiamo fare un'azione contro un certo Licausi. Licausi, un grosso deputato comunista che viene a Portella della Ginestra per tenere un discorso. Fate bene attenzione, domattina, non appena questo Licausi comincerà a parlare, noi cominceremo a sparare, ma attenzione, spareremo in alto per disperdere la folla,
è lì causi che ci interessa. Lo prendiamo, lo processiamo, lo condanniamo sul posto e sempre sul posto poi. Ma rischiamo di uccidere qualcuno. Ci saranno donne, vecchi, bambini. Questi sono gli ordini. Se vogliamo ottenere la liberazione. E questo è il piano dell'azione. Signori, come fu e come non fu. Ma in quella bella mattinata di maggio le cose andarono diversamente. Perché a Girolamo i causi, altri impegni gli impedirono di arrivare a Fortella della Ginestra e dunque fu sostituito da Schirò, segretario della locale Camera del Lavoro. Dunque Giuliano si trovò di fronte ad una novità, ad un imprevisto, ad una sorpresa. Ma perché? Se cercavano li causi quella mattina e solo li causi sferrarono ugualmente l'attacco. E perché? Se non volevano uccidere nessuno, spararono proprio ad altezza d'uomo. Non si sa, ma quello che conta alla fine, no? Sono i fatti, i risultati. Ed è certo che 11 morti, anche se oggi, no? 11 morti. E 27 feriti, che sembrano niente, sono qualcosa, e allora erano tanti, non sono un imprevisto, non sono un incidente. Per la strage di Portella della Ginestra furono condannati gli uomini della banda di Salvatore Giuliano, dai 16 ai 20 anni, ma gli uomini della banda, ma i mandanti? Eh sì, perché Gaspare Pisciotta, non appena fu emessa la sentenza, si attaccò alle spalle e cominciò a gridare: no, no, nel processo contro Salvatore Giuliano dirò io chi sono stati i mandanti della strage. 15 giorni dopo, Gaspare Pisciotta. Ma non anticipiamo la storia. Perché, se non volevano uccidere nessuno, spararono proprio ad altezza d'uomo? Torito! Undici! Con Portella della Ginestra hai chiuso definitivamente col popolo! Ti odiano! Non ti possono vedere! Perché hai ucciso donne, vecchi, bambini, di poveri bestie! Hai ucciso la Sicilia, Giugiorno! Torito! Passano pochi mesi, signori, ma per Salvatore Giuliano sincero le cose. Pur perché in verità la legge, quando voli, c'è un pegno cinese e sempre aspettava l'uomo stupido o intelligente partire per l'America a momenti. E un giorno, prima di partire, si raduna i suoi compagni e consiglia eccetera. Dunque ragazzi, voi vedete che per noi adesso la cosa è veramente brutta. Siamo completamente isolati. Allora io da parte mia ho deciso. Mi ritiro. Sì, vedete, cercate ognuno una strada onesta. Cercate di diventare galantuomini, di ritirarvi, di espatriare se è possibile, perché la galera è peggio di una grotta, tanto che fu di Cristo un maledetta. Perciò sta banda la dichiaro rotta. Ognuno mi piglia, lasciata fuggita. Si preparava un aeroplano che partire doveva come al mattino. E la madre, signori, pregava di lontano per suo figlio Turiggio a Corichino, niente sapendo che la mala sorte sott'occhio lo teneva. Della morte, madonnuzza, madonnuzza bella, aiutatemi figlio Turiggio, per 7 anni l'avete guardato, aiutatelo ancora solo stanotte, che domani mattino mio figlio partirà per l'America. L'ultima notte che Giuliano la passava in Sicilia, dormiva. Forse si sognava che era nel terreno americano.
I won, oh, but the nest, too, too, I fien, oh, scatenese. Invece, era in mezzo alle lenzuola, perseguitato della sorte mala, e mentre in tal sonno si consola, pettoreggio Giuliano lo separio se cada. Mentre Turi dormiva a sonno lento, Gaspare Pisciotta, lo cugino, lo braccio destro, sotto promessa e pagamento, preparò lo cedimento Gaspari, senza perdere un momento, visto che lo minuto gli era giunto, ci sparò! Gaspari, oh Gaspari, cugino, all'indomani Turi fu trovato non nel suo lettino, no, ma dentro un cortile di Castelvetrano, massacrato. Non si può dimenticare mai quella mattina, lo 4 luglio 1950, la notizia, signori, parti, cammina, arriva in tutti i paesi, arriva nella casa di Giuliano, nella madre, nei parenti, e non appena la notizia arriva, parte la madre e parte i parenti, ci fu un grido, ci fu uno spavento, ci fu una vera scena straziante, e tutti quelli che furono presenti, lacrimi, diettaro tanti e tanti, pianti della madre genitrice, della madre, signori, della madre. Figlio, figlio, sorte che ha vinto tanti di te, se la morte, figlio, 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 figlio. Sei morto, no, parla, parla, quanto ti sento e mi conforto, figlio, 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 figlio. Rispondimi, figlio mio, dimmi che non è vero, dimmi che è un maledetto sonno che stai facendo, non ci credo che sei morto, parla, donici la voce a sta madre infelice, figlio, la madre tua maledici, attraverso una che maledici. La Sicilia non si sente più, non si muove più. Ora è messo in una tomba e aspetta la madre che ci porta i fiori. E addossiamo una madre addolorata. E Gaspari Pisciotta. Gaspari Pisciotta.
fu arrestato. Era aiutata per completare tutta la partita. La sua persona venne avanti, forza, bevi Gaspar, mangio un antistolo, un zucchero, bevi Gaspar, bevi, che tu faccio, non bevevo, non vedesti, su un bevevo caffè tu faccio, tutto a posto Gaspar, bevi questo caffè, avanti, forza, bevi Gaspar, bevi Gaspar. Bevi questo caffè, Gaspar! Gaspar Pisciotta, morto avvelenato dal carcere di Palermo. Così titolavano i giornali il giorno dopo. Cofuggiamano. Non si sa bene. Lo sa nessuno. Sì. Ma non sapeste questo fatto? E voi come che vi siete permesso di venire nel mio negozio stamattina a dirmi che era morto? Insomma, l'onorevole Giulio Andreotti, ma come vi siete permesso? Ma scusate, ma sapete, è stato un errore. Perché figuratevi se vi potevo prendere in giro io. È stato un errore. Vi dico che è stato Wikipedia. Sì, su Wikipedia. È uscito che Andreotti era morto. È colpa mia. Io dicevo stamattina. Poi a radio un bordello. Perché la televisione non disegna. Ma a radio c'è tutto un dibattito. Sul radio c'è. Credetemi, non mi volevo prendere in giro. E certo, non mi dovete prendere in giro. Perché quando muore che sto qua, tanti segreti ci porteranno la toppa, tanti, lo sa solo Cristo onnipotente già stupa, eh? E signori, lo canta storia infernale, prego, amico, vieni, che chi sta la diciamo assieme, la morale del cantastorio. A molti questa morale finale del cantastorie non ci piace, a molti, ma io la metto, l'ho sempre messa, perché? Per citare cantastorie, perché i cantastorie chiudevano così sul pregante Giuliano. Ma tu sei peggio di un grande negoziante. Tanti segreti. Dice così, poi lo facciamo assieme, eh? Poi dice così. Lo canta storie in finale. No, ma parte tu, non voglio dire, vai. Come l'abbiamo provata? L'abbiamo provata due volte tre ore. Parto con quella tata. Quattro parole davvero importanti. Dice di cantare onestamente, che non conviene fare l'ubrigante, perché ubrigante cu destino è perso, lo canta storia per me, c'è l'ultimo verso.